Spensa disse ben dirlo in una località che sulle fonti dei documenti chiamano Chiusa di Vepoli. Io non so se ancora ci sta da queste parti in questo momento. Cominciano a scavare, però trovano l'acqua e quindi non possono più seppellire questi poveretti. Allora che cosa pensano? Geniale idea, bruciamo i cadaveri qui, largare al distante alla chiesa, alla chiesetta delle anime sante. Iniziano effettivamente a bruciare i cadaveri di questi poveretti, però il fetore è talmente tale che improvvisamente c'è una rivoluzione popolare e devono smettere. Allora che cosa succede? Si recano in una zona montagnosa incontrata a piedi monte e lì scavano la fossa comune e finalmente questi poveretti trovano riposo. Prima di concludere voglio raccontare un episodio che è strettamente connesso a queste cifre ed è, caro Nunzio, un tuo confratello e si chiamava Don Gennaro Orsi. Don Gennaro Orsi è uno di quelli che viene trucidato dai piemontesi. Stiamo parlando 22 e 23 gennaio 1861. Faccio sommessamente notare che l'unità d'Italia verrà proclamata il 17 marzo 1861. I parametri temporali sono importanti. Don Gennaro Orsi era il cappellano della Banda Giorgi. Era un sacerdote che si era aggiunto alla Banda Giorgi, era accorpato alla Banda Giorgi, e essendo un sacerdote svolgeva il suo ministero sacerdotale nell'ambito della Banda. Quindi era il cappellano della Banda. Viene, prima di essere fucilato, viene torturato perché lo volevano costringere a rivelare cose di cui egli non era neanche a conoscenza. Ma sapete perché viene torturato? Perché è un sacerdote. Perché questi signori piemontesi, che qualcuno chiama invasori, ed io non mi sento di dire che è una brutta parola, perché questi erano fortemente laici, erano fortemente anticlericali. C'è un bellissimo libro di Angela Pellicciani che invito tutti a leggere, che si chiama Risorgimento anticattolico, perché noi, caro Don Nunzio, ci dimentichiamo che il Risorgimento è stato profondamente anticattolico. Se noi pensiamo che Giuseppe Garibaldi chiamava Biodon un metro cubo di letame, penso che abbiamo detto gran parte di questo. Ritornando a Don Gennaro Orsi, e mi avvio alla conclusione, viene torturato e i torturatori non riescono a capire il perché della sua fermezza d'animo, nonostante che venga torturato. Tant'è vero che dici, ma tu perché hai questa forza interiore? Perché resisti a tutte queste torture? Perché non ti lasci andare? Allora un soldato piemontese è un uomo di genio. Ho capito che cos'è. È il crocifisso che Don Gennaro aveva sul petto. E sapete che cosa fanno questi signori, questi fratelli, che a noi chiamavano africani con due F? Sapete che cosa fanno? Gli strappano il crocifisso, lo calpestano con i piedi. Ecco la ragione della tua forza morale, per cui adesso sei diventato più vulnerabile. E sapete come finisce Don Gennaro Orsi? Che viene finito a colpi di baionette, legato a un albero e finito a colpi di baionette. Ecco, tra quei morti che il sindaco dell'amministrazione comunale di Curcola Marsicana oggi ha ricordato, come qualche altra amministrazione ricordò precedentemente, con la lapide che c'era e che poi non è stata più affissa dopo il restauro della cappella, c'era anche Don Gennaro Orsi. Quindi ecco perché io, caro signore, dico che oggi è una manifestazione, è un evento storico, ma non perché per la prima volta a Scurcolo si sia ricordata questa vicenda, ma perché oggi, con i mezzi che abbiamo oggi e con i mezzi di diffusione, anche con i social, è veramente un evento storico. E ripeto, finalmente qualcuno si è ricordato di quei poveretti e si è ricordato anche di questo sacerdote che pagò con la sua vita sia il voler essere fedele ad una causa, che era la causa del suo legittimo re, ma anche soprattutto la fedeltà ad un signore molto più grande che stava lassù. Vi ringrazio per la cortese attenzione.